L'intervista, un podcast di Giovanni Certomà. Notizie, approfondimenti, attualità. Un saluto e un abbraccio a tutti gli amici che ci seguono in podcast. La scelta, il giallo di Otranto, è l'ultimo lavoro di Claudio Taurino, Edizioni Grifo. Un saluto a te Claudio, bentornato, e sei estremamente, come dire, produttivo. È uscito quanto? Poco tempo fa? È uscito il 14 maggio, proprio fresco fresco, anzi caldo caldo visto le temperature che ci sono da queste parti. È un romanzo ambientato stavolta nella tua Puglia. Sì, questa volta è ambientato a Otranto ed è, a differenza del precedente, un romanzo giallo contemporaneo che affronta una problematica particolare molto attuale, quella del traffico degli organi e degli esseri umani. Vorrei che tu ricordassi, dati alla mano, tutto ciò che ruota attorno al traffico di organi, trapianti, illegali naturalmente. Sì, è qualcosa veramente di spaventoso quando si approfondisce questo argomento, ma soprattutto quando questo argomento poi non è così lontano, ma è molto vicino a noi. Infatti parte della storia inizia proprio con il traffico degli organi che intorno al 2006-2007 trovò ampio spazio proprio nel Kosovo, al confine tra Albania e il Kosovo, durante la guerra dei Balcani, quando le minoranze albanesi furono proprio sfruttate, i prigionieri di guerra furono sfruttate dai serbi per come carne da macello, come pezzi di ricambio. E poi ecco, è inserito su questo tutto il problema dei migranti, delle guerre dimenticate, a partire dalle guerre dell'Eritrea con l'Etiopia, all'Afghanistan, all'Iran. Infatti il libro è proprio dedicato alle donne, alle madri afghane e iraniane, con la dura difficoltà che non solo non hanno diritti, ma ne hanno nemmeno dignità di esistere. Chi sono i tuoi protagonisti in questa storia? I protagonisti sono il commissario Nicola Romano, che è trasferito dal commissariato Prati di Roma al commissariato di Otranto, e l'ispettrice Cattaneo, una donna abbastanza giovane che dopo una dura separazione con il marito è venuta a lavorare a Otranto, si trova già lì quando il commissario arriva dalla Valtellina. E allora ecco, il commissario arriva ma non fa neanche in tempo a prendere servizio, perché nella notte succede qualcosa di grave proprio ad Otranto, in una villa sulla collina del Minerva, dove è in atto una grande festa organizzata da un noto cardiochirurgo, dove si trova il G7 della società non solo salentina ma anche nazionale. E naturalmente lasciamo in sospeso il tutto. Mi piace ricordare che questo è un romanzo in cui l'aspetto della scelta è preponderante, e io ti chiedo, scegliere naturalmente non è mai semplice. Scegliere è sempre difficile, anche il non scegliere alla fine diventa una scelta. E come ecco, nel romanzo si paragona quando si arriva nel momento di dover fare il salto, dover affrontare l'imponderabile, e allora o si ha il coraggio di farlo e superare la barriera dell'ignoto che è sempre dello sconosciuto che è sempre dietro ogni scelta, oppure correre lungo il precipizio rimanendo fermi, statici e non riuscendo ad andare avanti. Io invito i nostri amici a leggere questo romanzo, La scelta, il giallo di Otranto di Claudio Taurino, Edizioni Grifo. Ti saluto, un abbraccio Claudio. Ciao, un abbraccio a te Giovanni. L'intervista, un podcast di Giovanni Certomà. L'approfondimento dell'attualità.